E che musica oggi a ore 12. Benvenuti, benvenuti intanto anche a Roberto Codazzi. A Ben te il trovati a voi. compito e l'onore di presentare i nostri ospiti di oggi, che tra poco andremo a conoscere e incontrare. Una famiglia Sì. di violoncellisti e non solo. Diciamo che non è esattamente come Johann Sebastian Bach, che di figli ne aveva 20 e quasi tutti musicisti, ma noi non diamo limiti alla provvidenza perché Marco Ravasio da Crema è sulla buona strada. Nel senso che dei suoi quattro figli, tutti musicisti, due seguono le orme paterne, come vedete Filippo di 14 anni e Giacomo di 9 suonano lo stesso strumento del papà, e poi gli altri due che non sono qui oggi, l'uno è violinista e l'altra suona la tromba, per cui davvero una famiglia Quindi meravigliosa. 14 anni, 12 anni, 9 anni e 6 anni e mezzo, insomma, Esatto. una bellissima, come possiamo dire, Dynasty, graduazione, no? dynasty della Una musica, sì. dinastia di figli con il violoncellista che abbiamo appena sentito, Marco Ravasio, che arriva da Crema, ma lui comunque ha un curriculum notevole. Importante, sì, è un violoncellista molto importante, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi, ha vinto concorsi importantissimi, è stato il primo violoncello dell'Orchestra Nazionale della RAI e soprattutto il suo concetto, oltre a quello di avere così una bella famiglia di musicisti, è quello di non avere barriere nella musica, perché lui suona Esatto, da Bach ai da Beatles. Bach ai Beatles, e questo sicuramente avrà avuto modo anche di appassionare proprio i ragazzi, i suoi figli. Allora Roberto, Li accomodati pure, raggiungiamo, sì. andiamo a raggiungerli. Nel frattempo abbiamo naturalmente spostato i violoncelli per avere un po' di spazio anche noi in questo divano. Benvenuti. Grazie. E allora, maestro Ravasio, ci racconti un po' com'è nata la passione dei suoi figli, perché la sua immaginiamo che arrivi comunque da molto lontano e sia una grande passione per la musica, però riuscire a trasmettere anche ai ragazzi la stessa passione, questo insomma è notevole. La passione è un fuoco che brucia e il talento senza la passione e senza l'applicazione è inutile, non serve a niente. Ma ecco, nonostante neanch'io sia stato figlio d'arte, perché noi eravamo quattro disgraziati a casa, mamma ci ha preso e ci ha portato alla scuola civica e gli ha detto fateli suonare il più possibile. Teneteli qui più che si può. Così stanno tranquilli e crescono bene. E siamo diventati il quartetto Ravasio, violino, viola, violoncello, pianoforte. Festeggeremo il 22 di dicembre, credo, i 45 anni di concertismo insieme, con i vecchi fratelli. Come Rolling Stones, insomma. O i Pooh, ahimè. E così è nata questa. Alla fine, dopo che hai grattato sulle corde, che hai perso la pazienza su cose che non capisci, poi è venuta la passione. E con loro uguale, perché lui era nella culla, io studiavo. Quindi sono proprio cresciuti, Sì, sono cresciuti cresciuti sentendo a la latte musica. e musica. Non avendo babysitter, il bambino lo cura. Io Beh, è un dormiva, ottimo però. modo però, Sì, perché ce di l'avevo solito la musica davanti. tranquillizza Non ho messo il filo di lana per far andare la culla intanto che suonavo l'arco, però ecco, mi ricordo di Giacomo che le prime vocali che ha detto nella sua vita invece di mamma, papà, sono state che sono due intervalli tremendi, vero Roberto? Sì. Sono infattibili. Sono le prime note di una fuga di Bach che stavo studiando con molta rabbia. E ecco, così è nata. Poi si è messa su una vecchia viola, se la teneva fra le gambe, sul seggiolone, scimmiottava il papà. Filippo, anche lui, voleva darsi da fare.
E così poi alla fine abbiamo giocato e poi quando gli ho messo le redini e la sella e il morso sono venute fuori delle cose. Ma per qualche momento hanno cercato anche un po' di ribellarsi o proprio hanno sentito, respirando musica in casa, hanno, chiediamolo magari a loro, certo. Filippo, sentendo musica in casa per voi è diventato naturale proprio cominciare a suonare, seguire le orme paterne? Sì. Perché, cioè, quando tu incominci a suonare, partire così molto basilari, e noi vedevamo papà e faceva di tutto e di più, no? E allora da lì abbiamo detto facciamolo anche noi, no? Allora abbiamo preso un arco, uno strumento e... E avete cominciato. Siamo partiti. Giacomo, quante ore ti prepari ogni giorno? Ma delle volte studio un'ora al giorno oppure vado così. Ma ti diverti? Sì, perché io lo vedo proprio dalla luce che hanno negli occhi, che comunque sono momenti per loro anche di divertimento. Lo vedo dal sorriso, no? È vero, confermi così? Sì, sì. E quindi piccoli violoncellisti crescono, Roberto? Sì, esattamente, anche perché Giacomo è grande quanto lo strumento e per fortuna ha uno strumento tre quarti, come si dice, nel senso che è un po' più piccolo. E poi quando crescerà ancora un pochino il suo papà affiderà il suo prezioso Andrea Guarneri ai figli, perché lui ha un bellissimo strumento di liuteria classica cremonese, oltre a altri violoncelli, tra cui questi rappresentati di liuteria del Novecento o contemporanea. Ma insomma, la passione però lo ha portato a suonare non soltanto però opere classiche. Come mai ha deciso di variare in un repertorio che ci si aspetterebbe normalmente da un violoncellista? Beh, intanto è stata la vita, perché io nasco fan dei Beatles. A 12 anni sono comparsi all'orizzonte e non ne ho più mollato. Anche perché i loro dischi, davanti a quelli di Gianni Morandi, Claudio Villa e Gio Sentieri, facevano veramente molta differenza. Ma soprattutto sono entrato nel campo delle incisioni, sono entrato nei famigerati turni, ti ricordi, quelli per fare i dischi. Certo. Ti metti su una lista e quando si ammala quello, il boss, ti chiamano e se vai bene ti richiamano, se no no. Io sono andato così bene che mi hanno chiamato per fare le cose solistiche, per esempio il violoncello delle passanti di Fabrizio De André è il mio. Il coro di Iupido di Celentano, delle cose con i Camaleonti, con Milva. E così c'è stato questo crossover tra il mondo dei parrucconi e mio maestro, guai se mi sentiva fare delle... o se mi vedeva in qualche trasmissione, diceva «Beh, se non ti fermano diventi Presidente della Repubblica!» E io dicevo «Perché? Che male c'è a fare il Presidente?» Ma ecco, perché la fantasia non si può arginare, anche loro sono inarginabili, io li lascio andare. Okay. Prima di metterli a sedere, vuol dire avere delle arti coercenti che poi... E però poi alla lunga non sempre funzionano. Sì, no, funzionano perché finché si suona non si litiga e questo è già... E questo va bene tra i ragazzi, perché quattro ragazzi in casa, insomma, poi di età anche abbastanza vicine. Certo. Vuol dire non sentirli litigare, comunque sentirli suonare sicuramente molto più piacevole. Ecco, quando incomincia a parlare un figlio, sai, viene un... Ma quando comincia a suonare, resti completamente sballato, perché non è una cosa naturale. Ed è molto più ancestrale che la parola. Uno se l'aspetta di essere chiamato papà, mamma, pipì, cacca. Però quando uno mette la cosa e vengono fuori dei suoni, che poi diventano anche bei suoni, allora sì. È veramente un'emozione grandissima. Sempre. Insomma, Filippo, avete un papà assolutamente brillante e divertente. E questo vi aiuta ogni tanto quando magari non suonate bene, vi riprende e si sente anche il suo polso. Sì, ma cioè appunto quando non abbiamo dei studi molto difficili da fare,
Tu stai frequentando il liceo, quindi oltre agli studi musicali hai anche quelli scolastici. Sì, e appunto avere lui in casa è un supporto a dare sempre il massimo. E questo ci ha portati a fare queste cose. Abbiamo anche una piccola clip di un concerto, qualche minuto di un concerto che è stato registrato qualche tempo fa a Soncino. Regia, ascoltiamoli insieme. Sì, mi ha dato modo anche di ascoltare quello che si può fare con la voce e il violoncello. L'unica cosa che non riesce a Paul McCartney. Che però nell'arrangiamento anche originale ci sono i violoncelli. Sì, no? Ci sono, ma lui non riesce a suonarlo. Ah. E tra l'altro il maestro Ravasio, tra i tanti aneddoti della sua carriera, lui ha fatto il servizio militare con Vasco Rossi. Ah, però. Ed è stato il primo a portarlo nella sua prima etichetta discografica. Vero. E per cui c'è anche questo scheletro nell'armadio. Io da uomo delle registrazioni l'ho presentato a quelli della Carosella. Ma lui già sotto le armi era già fuori dalla grazia di Dio. Immaginiamo. Ha capito, devo andare a casa, non c'è mica tempo, sta qua, devo andare a Zocca. Però voleva fare il DJ e lui l'ha indirizzato alla musica. Così. Sì, sì, sì. Roberto, che dire, io sono molto meravigliata, anche perché è veramente piacevole ascoltare il violoncello anche al di fuori della musica classica a cui siamo abituati, ma poi anche la verve e la simpatia che mi ha conquistato. Sì, è una cosa veramente contagiosa e meravigliosa, che è poco purtroppo diffusa in Italia, questa cosa del far musica insieme e soprattutto delle famiglie che fanno musica insieme. È un concetto, pensavamo prima a Bach, che è più tipico delle realtà a nord delle Alpi, e il fatto che a due passi da noi si stia diffondendo una cultura del genere è un fatto meraviglioso, che speriamo poi che diventi veramente contagioso come l'influenza. No, ma ce n'è tante famiglie, comunque al conservatorio ne vediamo fratelli che suonano. Comunque io ricorderò sempre, mi si è guastata la macchina, stavo andando a fare un concerto in Svizzera, in un paesino a Zofingen, sono andato per cercare il meccanico, un momento, viene subito, è a fare quartetto col farmacista. C'è speranza. Su questo dobbiamo salutarci. Gli anni 70, sì. Dobbiamo salutarci, ma non prima di aver ricordato che suonerete sabato alla Rocca di Romanengo, sabato prossimo, e il 26 novembre a Milano al Teatro Ottava Nota con Claudio De Micheli. Yes. Allora, grazie di essere stati qua con noi, a Roberto Codazzi naturalmente, Marco Ravasio con i suoi due figli Filippo e Giacomo, e salutiamo anche la mamma che è dietro le quinte e i fratelli che invece sono a casa. La grazie grande a... regista.